Occhio all'Inter, che Juventus Ah, ragazzi, che mi dicono va che c'è già il per nostro Spinazzola. Alfredo. Allora andiamo ad Alfredo, Allora, a per questo carità. punto diamo la precedenza al nostro Alfredo Pedulai che si trova in collegamento telefonico con noi. Buonasera Alfredo, benvenuto. Ciao, ciao, buonasera a voi. No, io volevo soltanto dare una cosa che chiaramente approfondiremo in serata, sì? Nel momento social, dopo le 23, ma c'è una base d'intesa che porterà Rodrigo De Paul all'Inter dal prossimo luglio. De Paul, sapete bene che ha fatto un campionato fin qui straordinario e l'Inter lo stava seguendo, lo stava pressando. Adesso l'Inter ha deciso di uscire allo scoperto e di anticipare la concorrenza, perché il Napoli, la Roma anche dall'estero, poi lui è argentino e fa parte un po' di un discorso standardizzato da parte dell'Inter, e quindi è una base d'intesa già raggiunta e possiamo dire che De Paul viaggia velocemente verso l'Inter a partire dal prossimo luglio. Chiaramente completerà la stagione a Udine, perché è un discorso programmato per la prossima estate, dopodiché indosserà la maglia nerazzurra, perché gli accordi devono essere soltanto perfezionati tra le due società. Beh, perfetto, direi una notizia importantissima. Super. Fernando Siani. Sì, volevo chiedere ad Alfredo, insomma, se poi chiaramente alle 23 avremo i maggiori dettagli. Alfredo, se sono più o meno confermate quelle che erano le cifre che giravano intorno a Rodrigo De Paul, quindi... Sì, le cifre sono da 30 a 35 milioni. Okay. L'Inter sapeva di dover fare uno sforzo, un'operazione molto importante sotto questo punto di vista, e ha deciso di uscire allo scoperto proprio perché l'Inter sta programmando il futuro con tutte le operazioni che ha già chiuso, altre le sta pianificando. De Paul era stato seguito in più occasioni, quindi sotto questo aspetto è un modo, l'abbiamo sempre detto, gennaio ti aiuta a programmare per luglio, soprattutto se tu adesso non puoi fare tante cose importanti e quindi le vuoi programmare per luglio, e l'Inter sta già agendo in vista dei prossimi mesi. Tra l'altro, insomma, l'Inter si porta avanti. Assolutamente, eh? Tra l'altro Laura, è una plusvalenza pazzesca per l'Udinese, perché De Paul è arrivato a Udine per 3 milioni di euro dal Valencia, quindi insomma davvero una plusvalenza clamorosa, l'ennesima nella storia dell'Udinese. Alfredo, ti trattengo soltanto per un'ultimissima domanda che riguarda sempre l'Inter. Un'altra indiscrezione che tu ci avevi lanciato era la posizione di Gagliardini. Ci sono novità? Ma lì dobbiamo, senso? No, dobbiamo un po' aspettare, perché poi dipende dall'eventuale centrocampista che entrerebbe. La Fiorentina è molto tranquilla. Noi l'abbiamo confezionata come una possibilità che si può concretizzare, nel senso che c'è un gradimento, poi ti devi mettere d'accordo sulla formula. Il gradimento esiste, la volontà dell'Inter di far giocare di più Gagliardini anche. Abbiamo una settimana abbondante di mercato per poter andare fino in fondo e seguire anche questa operazione. Alfredo, l'ultima domanda che ti faccio, no? Potrebbe essere un allontanamento in questo senso dell'Inter allora dall'acquisizione di Barella, dovesse appunto concretizzarsi come ci dici De Paul? No, perché tu, come sai benissimo, sono ruoli diversi e De Paul è più un trequartista esterno offensivo, sì. Barella ha altre caratteristiche. Intanto l'Inter si è portata avanti con il lavoro per un ruolo che voleva coprire in modo brillante, perché sicuramente si tratta di un profilo di altissimo livello. Sì, anche nella prima stagione in alcuni momenti aveva fatto bene, è un giocatore che ha delle grandi potenzialità e ha anche dei numeri, delle grandi potenzialità sulla crescita, che secondo me rimane ancora il punto di domanda di De Paul, però ha grande intelligenza tattica nei movimenti, ha soprattutto, come hai detto tu, un ottimo piede. Ed è un giocatore duttile, perché fa gol, si mette a disposizione dei compagni, duttile anche come posizione. È un bellissimo, un buonissimo giocatore moderno. Ci sono dei giocatori che sono arrivati, tanti casi, ce ne sono decine di giocatori che sono arrivati a maturazione a 26-27 anni, sui quali non si poteva pensare che sarebbero arrivati a certi livelli. Parlo di Toni, per esempio, parlo di Mandzukic e ce ne sono tanti altri. Spero che l'Inter abbia azzeccato il Toni, non come ruolo, ma come esplosione definitiva. Questa è la nostra pagella. Abbiamo dato un 7,5 in finalizzazione perché ha fatto tanti gol De Paul quest'anno. Un visione di gioco, l'avete visto, è veramente molto molto bravo nel leggere e nel servire i compagni quando tagliano e quando propongono la giocata. Ha un gran tiro, soprattutto con il destro, ed è cresciuto tantissimo in personalità. Se gli viene data la responsabilità di dover far gioco, di essere lui il leader, lui risponde presente. Tra l'altro Riccardo quest'anno ha guadagnato anche la convocazione con la selezione. Ma finalmente stiamo rivedendo le qualità che ci aveva fatto apprezzare nel Cilindro e Avellaneda, come ricordavi te prima. Non è stato facile il suo approccio con l'Europa. Quest'anno soprattutto sto vedendo in lui il salto di qualità di testa. Non vorrei che questa operazione in casa l'Inter fosse il preludio non
nel lasciar perdere la pista Barella, ma in un altro assistito di Nicola, di Bertami, l'allontanamento sempre di più delle strade tra l'Inter e Nainggolan. Effettivamente De Paul ha dimostrato di essere un ottimo trequartista, può giocare anche come mezzala nel centrocampo a tre. Sì, si andrebbe a ridurre un po' lo spazio per Raja Nainggolan. Ma se è vero quello che sto leggendo... De Paul, bravo! 28-30 milioni di euro, io sentivo parlare 18-20. Cioè l'Inter 10 milioni di euro in più, pur di portarsi... No, allora un conto è la valutazione che l'operazione avrà, un conto è come saranno pagati, nel senso che possono essere una parte effettivamente dal punto di vista economico con un esborso cash, l'altra può essere coperta dall'inserimento di alcune contropartite tecniche nell'affare. Quello che conta è che comunque la valutazione che le due squadre hanno concordato è all'incirca questa. Però insomma tanta roba. Secondo me è un grande colpo questo per l'Inter. Veramente, anche perché un po' si diceva, no, il giocatore che forse manca, considerato anche quello che fino a questo momento Nainggolan non è stato in grado di dare, questo veramente potrebbe essere un colpo importante per l'Inter. Poi come dicevi tu, sono giocatori, vedi Piontek, vedi De Paul, che dovranno dimostrare in contesti diversi, e come diceva anche Andrea, di reggere, no, la cosiddetta pressione della scala del calcio. Grande colpo, Andrea, perché sul giocatore, su De Paul, ce l'ha confermato anche ieri il vicepresidente dell'Udinese. C'erano parecchie squadre, c'era anche il Napoli, anche la Roma. Quindi se Marotta ha piazzato il colpo De Paul, precedendo comunque sia le concorrenti, secondo me vuol dire innanzitutto che l'Inter crede ciecamente nel giocatore. Secondo me ha piazzato, se questo è il potenziale, cioè se De Paul si conferma così, è un gran colpo. Assolutamente sì, dal punto di vista qualitativo è un giocatore eccezionale. Le parole di Spalletti settimana scorsa su Nainggolan avevano già aperto uno spiraglio. È un giocatore sicuramente che si può inserire in breve tempo nel contesto tattico di questa Inter, e poi grandissimo colpo per l'Udinese, perché l'Udinese è una società che fa plusvalenze reali, concrete. Ma da sempre, tra l'altro, sempre, ma questa è la storia, anni. Esatto. Questa è la storia proprio della gestione Pozzo. Pazzesco. Quindi merito all'Inter che ha fatto un colpo del genere, ma anche merito all'Udinese che era un po' di anni che magari non riusciva più a fare, adesso sono tornati su quei livelli. Ma questo è il tesoretto dell'Udinese. Io vi chiedo una cosa però, perché mi avete associato Nainggolan a De Paul? Cioè? Nell'Inter di Spalletti, perché secondo me fisicamente, proprio come struttura fisica, cioè a Spalletti che c'ha questa idea del trequartista, lo mette lì, dici? Secondo me, insomma, quella può essere un po' la sua caratteristica, è quello che ha fatto. Quindi sia fisicamente, per quello che può dare, certo non ha, secondo me, la capacità in fase interdizione in Nainggolan, però strutturalmente, quindi sono d'accordo con Andrea, Spalletti ha fatto capire, insomma, che Nainggolan era quel giocatore, può essere quel giocatore dal quale lui si aspetta quel salto di qualità per l'Inter, soprattutto in questo momento dove il centrocampo per ovvi motivi sta facendo un po' di fatica, Joao Mario, Brozovic piuttosto che Vecino, Gagliardini addirittura è in uscita, e quindi secondo me De Paul potrebbe rappresentare quel giocatore in grado di potergli assicurare quel tipo di gioco, come si dice adesso in gergo tecnico, sono un po' ignorante da questo punto di vista, il cosiddetto sottopunto trequartista, come lui lo interpreta. Lo usa spesso Spalletti il sottopunto, termine, proprio spallettiano, Alessandro. No, infatti perciò ho cercato, indecorosamente. No, perché in conferenza stampa se c'è il termine più usato da Spalletti storicamente, anche da quando alleneva la Roma, è il sottopunto, a giocare anche lì sottopunto. Sì, è verissimo. Nel 4-2-3-1 di Spalletti lui gioca con il sottopunta, però Nainggolan, oltre a fare gol, oltre a inserirsi, è anche il primo giocatore che gli fa partire la fase di pressione. De Paul è diverso. In questo De Paul è diverso, dovrà adattarsi, dovrà capire anche quelle che sono le richieste di Spalletti, però ha qualità, ha l'ultimo passaggio, ha inventiva, cioè è un giocatore che nella tre quarti può essere molto determinante. No, tra l'altro può giocare anche in un 4-3-3, sì, cioè può permettersi anche di cambiare modulo qualora dovessi decidere ad esempio di vendere Perisic, no? Mi sono permesso, e tu mi hai detto nel pensiero, perché morfologicamente lo vedo con quelle caratteristiche, un bel cinghialotto che comunque
se capisce l'importanza, come diceva Andrea, anche quello che gli chiede l'allenatore, veramente può diventare poi un giocatore fondamentale, anche se poi, insomma, sai, tutto diventa, se lo fai all'Udinese e giochi anche con una squadra, no, certo, che dà una mano, certo. Qua invece c'hai Icardi davanti, Perisic piuttosto che Politano, quindi insomma cambiano anche un po' le logiche dei compagni, sia dal punto di vista della qualità sicuramente più elevata, ma anche poi della capacità di dare una mano in tante fasi del gioco. Inter De Paul a giugno. Ma Inter De Paul l'abbiamo data poco prima dell'ora di cena, con forza, sì. Mi risulta che sono stati raggiunti degli accordi totali tra l'Inter e l'Udinese, partiamo da una base di 35 milioni con possibile sconto, con possibile inserimento di una contropartita tecnica. Questi sono dettagli che sicuramente l'Inter aveva seguito e apprezzato. De Paul nel corso di questa stagione sta facendo un campionato importante, incredibile, autorevole, forse vorrei dire anche autoritario, può giocare in diversi ruoli, perché praticamente può giocare anche un centrocampo a tre, può giocare trequartista, può giocare esterno offensivo, e hanno voluto accelerare proprio per evitare che la concorrenza tornasse. Molti tifosi dell'Inter, sì, Alfredo, scusami, si stanno chiedendo se questo tipo di operazione preluda più alla possibile cessione di Perisic o al mancato riscatto di Keita Balde. Ma io su Perisic ne avrei voluto parlare dopo le 23, sinceramente non ho dei riscontri, ma darò degli sviluppi ulteriori. Certo. Keita Balde sta facendo mediamente bene, quindi gioca, credo fa che bene, forse vero. Più Perisic, ma non... Sì, ma non per questa sessione di mercato. No, ovviamente no. Per... Come mai mi lasci con... No, non è una... No, non è, perché non è collegato a De Paul, che ci torniamo. No, perché erano circolate voci su un'offerta imminente in arrivo da parte di Atletico, di United. A verifiche fatte, al momento non c'è un'offerta e l'Inter non si priva di Perisic. Poi, se per l'estate il discorso dovesse andare tra il riscatto di Keita, l'operazione De Paul, che ripetiamo è un'operazione completata di accordo tra Inter e Udinese da adesso a chiudere per luglio, anche perché l'Inter aveva la premura di mettere a disposizione dal prossimo luglio De Paul, e mancheranno dei dettagli e dei particolari che fanno parte del gioco, semplicemente perché su De Paul, essendo lievitata la valutazione, c'erano già stati degli interessi dalle società italiane e non solo. Perisic in questo momento non c'è un qualcosa di concreto ad oggi che possa autorizzare ha un pensiero di partenza imminente da qui al 31, poi vedremo se accadrà qualcosa di diverso. De Paul in estate dall'Udinese all'Inter, poi Perisic non si muove a gennaio, il direttore Preiti ovviamente annuiva quando parlava Alfredo Pedulla, non puoi oggi perdere Perisic, nonostante non stia facendo bene all'Inter, e il rinnovo di Icardi che si avvicina sempre di più. Io credo che sono due profili che eventualmente per quest'estate, De Paul l'abbiamo già detto in altre puntate precedentemente, è un giocatore che arriverà a grande club, l'Inter sicuramente ne avrà messo già le mani sopra, ma è qualcosa che arriverà sicuramente in quest'estate. Perisic, secondo me, anche lui è un'operazione da quest'estate, a meno che questo mercato ci ha un po' cambiato tante cose, arrivano delle operazioni improvvise, ci sia una buona offerta e credo che l'Inter possa anche privarsi. Credo di no, però fino all'ultimo giorno di mercato andremo. Siamo attenti, con i piedi di piombo.